agosto. Ferie, vacanze, studio, libri, viaggi, relax, lavoro, feste, piscina, mare, montagna e soprattutto divertimento. E soprattutto Voga 2015. Voga 2015 è una challenge, un modo di mettersi davanti alla telecamera tutti i giorni, per tutti e 31 i giorni di agosto, per realizzare un vlog al giorno. 31 vlog, caspita, 31 vlog sono pesantucci, sì, ma 31 vlog potete realizzarli con il montaggio, con l'attrezzatura, con la strumentazione, con gli effetti speciali, oppure semplicemente prendendo la telecamera, inquadrandovi e parlando per 1, 2 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, 2 ore, il tempo che avete voi a disposizione. Vi consiglio di tenervi brevi, perché così attirate un pochettino l'attenzione. 31 vlog, e subito voi mi direte, caspita, come facciamo a fare 31 vlog? Come si fa uno a mettere davanti alla telecamera? Di che parla per 31 giorni? Beh, è semplice. Andate su doobly-doo, trovate un calendario Google, disponibile anche in formato iCalendar e in RSS XML, potete importarlo sul vostro calendario Google, se già lo utilizzate, potete importarlo dove volete, potete stamparlo. Ci sono 31 argomenti, uno per ogni giorno, dal primo giorno parla di te, presentati, al 31esimo giorno, sei arrivato fino in fondo, che cosa hai imparato? Passando per ogni genere di argomento, si parla di mangiare, si parla di viaggiare, si parla di te, si parla della famiglia, degli animali, di quello che capita. Naturalmente questo calendario non è obbligatorio, è un consiglio. Se non avete un argomento di cui parlare, leggete il calendario oggi che si parla «Oh, ma guarda, c'è questo argomento interessante!» Ma se avete un argomento di cui volete parlare, potete fare un vlog su quell'argomento. La sfida è di arrivare fino in fondo. Naturalmente può anche succedere che ma sai, questo giorno non posso girare, non ho la connessione ad internet, sarò fuori casa tutto il giorno, c'ho un grosso problema, sta cosa... vabbè, mi salta tutta la challenge. Ma no, fermo! Ma se ti salta questo giorno non importa, girerai il vlog domani, girerai il vlog dopodomani, se saltano uno o due giorni... Non farti demoralizzare, è una sfida, la sfida è quella di mettersi davanti alla telecamera a parlare, ed è una sfida importante, perché aiuta gli iscritti a conoscerti, aiuta te a essere più naturale davanti alla telecamera. Io stesso non mi sento molto naturale, mi sento più naturale quando sono in auto davanti alla telecamera. Aiuta un po' il canale a crescere, aiuta a dare una movimentata a YouTube in un periodo di agosto che c'è poco movimento, e soprattutto una cosa che, se tu usi la telecamera del telefonino, la funzione di registrazione di YouTube, ti può rubare un minuto al giorno. Quindi pensaci, Voga 2015, dai, è la mia challenge, la lancio per quest'anno, per tutto il mese di agosto 2015. Troverete sul mio canale la playlist Voga 2015, troverete su doobly-doo di questo video e di tutti i video di Voga 2015 il link al calendario, in formato Google Calendar, in formato iCalendar, in formato XML. Quindi venite, poi ditemi sui commenti se state facendo anche voi Voga 2015, se state facendo i Veda, magari in lingua inglese, io l'ho fatto quest'anno ad aprile, e in agosto, invece che fare di nuovo il Veda in lingua inglese, ho pensato di portare il Veda in Italia, e Voga è anche una cosa più in voga, no? È molto più simpatico come acronimo di Veda, Veda se vogliamo fare i Voga! Bene ragazzi, ci vediamo per tutto il mese di agosto su questo canale, ogni domenica sempre con Diario di Viaggio on the road, ma ogni giorno del mese di agosto con Voga 2015. Ciao a tutti, e grazie!